Quest'anno con le celebrazioni del centenario della Costituzione del Consorzio Canaliense si sono intensificate le collaborazioni con gli istituti scolastici, quindi ai tradizionali PCTO con gli istituti superiori. Si sono aggiunte diverse visite da parte soprattutto delle scuole appartenenti al comprensorio. Il consorzio quindi ha spiegato ai ragazzi che si sono dimostrati tra l'altro molto attenti a questo, quelle che sono le caratteristiche del canaliense, la storia del canaliense. In particolare è stato creato un laboratorio dell'acqua dove possono vedere come attraverso l'acqua si può creare energia elettrica. Nel corso di questo anno scolastico, gli alunni delle nostre scuole hanno partecipato a molti progetti per la conoscenza del territorio e in particolare uno di questi progetti che è stato molto gradito anche dai ragazzi è quello organizzato dal Canale Lunense. In occasione del centenario, una classe della secondaria è andata a visitare proprio la sede del canale dove hanno fatto insomma la visita e hanno visto delle attività fatte all'interno e delle altre classi invece della primaria hanno partecipato a un progetto di visita del canale nella parte diciamo dell'irrigazione. Anche in questo caso i ragazzi sono stati molto colpiti positivamente. Alcuni di loro non sapevano insomma che ci fosse tutta questa parte sul canale Lunense ed è stata un'esperienza molto bella per tutti. Quest'anno per la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione abbiamo incontrato le scuole del comprensorio. Sono stati incontri molto interessanti nei quali i ragazzi hanno fatto un sacco di domande su come il consorzio svolge quotidianamente la propria attività istituzionale, sia per quanto riguarda l'irrigazione, sia per quanto riguarda la bonifica. Visto l'interesse dimostrato dai ragazzi, abbiamo intenzione di continuare negli incontri con le scuole, anche con le scuole estive, e poi proseguirli per il prossimo anno.